Siamo al Civic Center, ex carcere monumentale a Mazara del Vallo, nella centralissima via Vittorio Veneto. Da oggi diamo il via alle iniziative natalizie organizzate dall'Associazione Turistica Proloco con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e in collaborazione con altre associazioni e istituzioni scolastiche. Ringrazio innanzitutto il Sindaco Onorevole Nicola Cristaldi e la Giunta che ci ha permesso nuovamente di organizzare alcuni eventi all'interno del programma natalizio. Ringrazio anche le istituzioni scolastiche, soprattutto il liceo artistico di Mazara del Vallo che è presente qui con una bellissima esposizione e anche l'istituto di istruzione superiore Ferrara per il supporto logistico che danno sempre un grande contributo alle nostre iniziative. Il 13 e 14 dicembre dalle 10 alle 21 saremo qui con attività ludico-ricreative, laboratori, mercatini e tante altre iniziative. Stasera, in occasione della festività di Santa Lucia alle 19, ci sarà la degustazione di cucina ed arancine e uno spettacolo live dal vivo. Anche domani saremo presenti dalle 10 alle 21 e ci saranno altre esibizioni, targo argentino, percussioni, degustazioni di dolci tipici della tradizione e del Natale. Sono qui con Anna Monteleone che oltre ad essere assessore è una mia carissima amica e che ringrazio per la presenza, grazie anche a lei la presenza dell'Unitalsi, ogni anno è sempre vicina alle nostre attività. L'atmosfera natalizia si diffonde sempre di più, già da alcuni giorni le nostre piazze, le nostre vie sono allietate non solo da luminarie ma da tante manifestazioni allegre, gioiose, soprattutto manifestazioni che hanno come protagonisti i bambini. E oggi qui al Civic Center abbiamo questa presentazione di oggettini, di mercatini, proposte dalle varie associazioni di volontariato, e perché la nostra città non dimentica mai, anzi tiene da massima attenzione alle persone che hanno difficoltà, i disabili, i bambini, anziani, e quindi questa manifestazione è proprio specificatamente rivolta a loro. Vediamo, siamo circondati da tanti ragazzi che oltre a dare questa atmosfera gioiosa cercano di trasmettere nel loro ambiente e portare alle famiglie questa atmosfera gioiosa che si respira oggi qui nella nostra città. E un ringraziamento alla Proloco che ha preso l'iniziativa, però è tutta l'amministrazione che è sempre presente, sensibile e incentiva al massimo queste belle iniziative che portano non solo gioia, ma soprattutto portano il vero significato del Natale, perché basta un sorriso e basta fare una minima cosa che rende felici gli altri. Infatti è proprio questo, dare un sorriso, e comunque ci tengo anche a ringraziare l'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara. Grazie a tutti.